Buonasera, benvenuti a Talk Sicilia, edizione straordinaria. Qui con noi ci sono l'onorevole Antonio Cacolici, presidente della Commissione Antimafia dell'Assemblea Regionale Siciliana, e Ismaele Lavardella, vicepresidente. Grazie perché senza preavviso siete venuti di corsa. Oggi è una giornata importantissima della storia della lotta alla mafia. 16 gennaio 2023, la cattura di Matteo Messina Denaro. Onorevole Cacolici, leviamoci subito il dente. Ora sono stati catturati tutti gli stragisti di Cosa Nostra, però vogliamo sapere se c'è qualcosa dietro, se ci sono dei mandanti politici delle stragi. È il momento forse di fare veramente, definitivamente chiarezza. Ma intanto oggi si afferma una cosa che alcuni di noi vanno ripetendo da molto tempo, che la mafia può perdere, e, diciamo che sta perdendo, e che i suoi uomini, pur con le lunghe latitanze, prima o poi vengono acciuffati. Oggi finisce la carriera criminale di uno dei più sanguinari boss di Cosa Nostra, e tutto questo ci obbliga a due considerazioni. La prima è che, diciamo, spetta alle forze di polizia, alla magistratura, aiutare a scoprire tutta la verità, le connivenze, la rete di complicità, perché è evidente che un uomo che per 30 anni sta, diciamo, gode di una sorta di impunità, lo ha potuto fare perché ha un contesto di complicità, di protezione. Anche istituzionali. Qualche settimana fa è finito in carcere l'ex sottosegretario all'interno Antonino D'Alì, proprio con l'accusa di aver favoreggiato la latitanza di Messina. Da un lato. Dall'altro lato anche, diciamo, Matteo Messina Denaro in questi 30 anni non è stato immobile, non è che si è nascosto ed era in un cunicolo, diciamo, senza relazioni con nessuno. Ha operato da protagonista con prestanome, con complicità economiche, istituzionali, e ha condizionato anche la nostra vita, la vita economica, la vita sociale di questa terra. Posso fare una domanda provocatoria? Anche la vita politica, visto le polemiche che ci sono state? Ma non c'è dubbio. Nell'occasione del trentennale, cioè non facciamo finta dubbio, che non sia successo. Non c'è dubbio nulla. Che, diciamo, la mafia è mafia perché, a differenza delle organizzazioni criminali classiche, tende in qualche modo a condizionare il potere pubblico, a piegare l'interesse, diciamo, al proprio interesse anche le istituzioni, e questo lo si fa anche con, come dire, connivenze di tipo politico e istituzionale. Dall'altro lato, l'altra considerazione che mi preme sottolineare è che, diciamo, l'antimafia sta vincendo, nel senso che sempre più dobbiamo, e questo spetta a noi, più alle forze sociali, alle forze politiche, come dire, convincere, promuovere l'idea che la legalità conviene alla Sicilia, perché una antimafia in grado di farsi promotrice di un progetto di cultura istituzionale, sociale, economica, di convenienza per la nostra terra, potrà solo allargare il proprio orizzonte anche di consenso. Lei mi ha fatto venire in mente le vecchie manifestazioni degli operai a Palermo, che quando scendevano con le bare, la mafia conviene, cioè, sì. Deve cambiare, deve essere stravolto proprio il sentire sociale nei, sì, confronti. Devo dire che fortunatamente sono passati 30 anni, più di 30 anni. Ecco, se c'è oggi un bilancio da poter fare, che 30 anni fa la mafia era un'invenzione di pochi, sì, e quindi veniva considerata quasi una sorta di, un po' come il sole, il mare, c'era la mafia con cui dovevamo, era impossibile combatterla. Come se fosse un organismo. 30 anni dopo, oggi sono di più i siciliani che hanno assunto la consapevolezza. Vogliamo dirci anche che sono la maggioranza dei siciliani? Ma io penso di sì, io penso di sì. La stragrande maggioranza. Che la stragrande maggioranza dei siciliani sicuramente oggi ha maggiore consapevolezza che la mafia è un danno per la Sicilia. Perfetto, onorevole. Passiamo al vicepresidente della Commissione Antimafia, Ismaele Lavardella. Tu però da giornalista hai impattato parecchie volte con Messina Denaro. Cioè, il tuo commento a caldo oggi, guarda, c'è qualcosa che non torna nella cattura di oggi? Già sono iniziati scenari dietrologici, l'intervista
al collaboratore di giustizia all'Arena, cioè, ma perché ogni volta che c'è un successo deve essere sporcato con delle dietrologie? Cioè, si può fare, possiamo vivere in un mondo dove conta di più la parola di un ex mafioso rispetto alla parola di un generale dei carabinieri o di un magistrato? Non è tutto un po' surreale? Beh, sorprendono giustamente le immagini abbastanza clamorose della carta d'identità falsa, sì, di Bernardo Provenzano, che fondamentalmente basta guardare quella fotografia ed è veramente similare a quella che è l'identikit diffuso di Matteo Messina Denaro, volevi dire. Denaro, sì. No, perché lì apre un altro capitolo di mafia e politica, esatto, perché la carta d'identità di Provenzano, esatto, l'aveva fornita, esatto, Francesco Campanella di Villabbana. L'onorevole Cracolì ci sorride perché là ci fu una vicenda. La questione è quella, c'è, cioè, chi ha sottomentite spoglie di tale buona fede, no? Così si faceva chiamare in questa carta d'identità. Tra l'altro qualcuno ha fatto notare, questa carta d'identità è stata fatta quando il ministro di Grazia e Giustizia era si buona chiamava fede. Buona fede, quasi a voler prendere in giro lo Stato. Anche no? Quasi a volere in qualche modo, diciamo, risultare in qualche modo ilare, però la verità è questa, cioè la questione è, per carità, perché che se ne dica, però nessuno si è accorto lì, presso quella clinica, cioè di quella fotografia simile, cioè, per carità, dico, ma uno arriva in 2 anni in una condizione, diciamo, di dalla ricostruzione che è stata fornita dagli investigatori, prima della tua domanda, avrebbe fatto almeno 6 o 7 visite e 2 interventi chirurgici. Per carità, però, diciamo, non magari tocca ai cittadini, può essere anche che attraverso qualcuno che ha parlato in quella clinica oggi siamo arrivati a quella verità. Sappiamo. Quindi mentre stiamo parlando c'è la conferenza stampa dei magistrati a cui va un grazie. È chiaro che poi è normale, le persone si chiedono, grazie anche ai carabinieri, dopo 30 anni siamo arrivati a questa presunta inizio di verità, perché l'obiettivo non è semplicemente arrestarlo, è convincerlo a parlare, perché se parla lui è vuoto il sacco. Ci sono tante verità che ancora oggi non sono chiare. Diciamo che Matteo Messina Denaro, onorevole Cracolici, è probabilmente il depositario delle relazioni più inconfessabili fra lo Stato e Cosa Nostra. Ma è accertato da rapporti processuali, da sentenze, che Matteo Messina Denaro è stato uno degli artefici dell'operazione stragista dei Corleonesi. La carta d'identità. È evidente che questo, diciamo, l'arresto di Matteo Messina Denaro, adesso al di là di tutte le dietrologie che spesso fanno parte del romanzo, diciamo, romanzare i fatti di cronaca è una tendenza tutta italiana. Io sto ai fatti. Ieri Matteo Messina Denaro era libero, era uno dei latitanti più pericolosi ancora liberi, oggi è in galera. È finita la carriera criminale di Matteo Messina Denaro, inizia una nuova fase, adesso spetta allo Stato, come dire, colpire tutto il sistema di connivenze. Tutti noi ci auguriamo che Matteo Messina Denaro possa aiutare la verità, o sono scettico che questo avvenga almeno nell'immediato, però certamente è un auspicio. E comunque le forze di polizia hanno dimostrato anche in questi anni, facendo terra bruciata attorno al potere economico di Matteo Messina Denaro, di essere in grado di sapere, di conoscere, di avere una forte iniziativa di contrasto. E poi adesso spetta anche a noi rilanciare sul piano di quello che è stato uno dei principi cardini della mafiologia in Sicilia, che la mafia era un potere invincibile, che la mafia era forte, insomma, che alla fine è come la gramigna, quando togli qualcuno rinasce. Io faccio una riflessione, dopo Riina, Provenzano e oggi dopo Matteo Messina Denaro, ad oggi, almeno dalle notizie che la cronaca investigativa ci consegna, Cosa Nostra non ha avuto più la capacità di riorganizzarsi in senso... Vabbè, in realtà però, ricordo, se la interrompo, secondo i magistrati Matteo Messina Denaro non sarebbe mai stato al vertice della cupola mafiosa. Sì, però io quello... Era il personaggio, come dire, quasi leggendario. Non sappiamo chi è al vertice. Ecco, se oggi un dato è certo, che i tentativi di ricostituzione della cupola, dell'organizzazione, come dire, piramidale, che abbiamo conosciuto in tutti questi lunghi anni dell'organizzazione di Cosa Nostra, ha avuto grandi difficoltà a riorganizzarsi. E questo perché oggi sentono il peso e il fiato sul collo, perché sanno che più escono allo scoperto, più sono, come dire, soggetti all'arresto e alla repressione. Perfetto, onorevole. Supermercati, imprese turistiche,
appalti pubblici. In realtà quello che oggi ci sembra un povero vecchietto che consegnava l'olio, regalava l'olio agli infermieri dell'ospedale della Maddalena, in realtà è un boss multimilionario che ha condizionato fortemente l'economia e la politica siciliana, e non soltanto siciliana, negli ultimi 30 anni. Qualche mese fa io sono andato a Castelvetrano, più di qualche mese fa, allora realizziamo un'inchiesta per le Iene e ebbi modo di incontrare il cognato del boss, Saro Allegra. Saro Allegra, che quando lo incontrai disse: io non c'entro nulla, non c'entro, sono assolutamente estraneo. Qualche giorno dopo venne arrestato perché considerato dagli inquirenti il filo di congiunzione con quelle che poi sono la rete attorno a Messina Denaro, perché se oggi siamo arrivati a essere in questa condizione perché questa rete lavorava e funzionava bene. Saro Allegra mi sorprese perché disse: vabbè, ma mio cognato non c'entro nulla, anche perché la storia di Messina Denaro parte da Francesco Messina Denaro, cioè che è il padre, e quindi fondamentalmente dice: no, ma non siamo povera gente, non c'entriamo assolutamente nulla. Cioè, se siamo arrivati ad oggi qui, diceva bene il presidente Cracolici, è chiedersi perché e chi sono stati i soggetti che hanno permesso tutto quello, ed è giusto farlo. Poi oggi è il giorno della festa ed è bella l'iniziativa anche che ha promosso l'onorevole Cracolici. Domani in commissione antimafia ci ha detto: perché non festeggiamo tutti insieme? Festeggeremo anche con un brindisi, che è la forma più immediata e più semplice, ma anche per dare un senso che la commissione antimafia vuole essere la commissione dei cittadini dell'antimafia. Cioè, non vuole essere solo il luogo dove è giusto approfondire, conoscere, studiare, analizzare, ma dare anche voce. Però scusate, io vorrei approfittare del fatto di avere qui il Presidente e il Vicepresidente, ma ora che c'è, come dire, il dato oggettivo cristallizzato della decapitazione di Messina Denaro, la Commissione potrebbe, come dire, aprire un filone di inchiesta per verificare puntualmente connivenze, rappresentanze economiche. Guardi, è inutile essere velleitari, nel senso che la Commissione Antimafia Regionale è una commissione i cui confini, diciamo, cioè, i suoi poteri, appunto, perché la regione non ha poteri propri, perché lo Stato che può agire anche con la Commissione Parlamentare Nazionale, che è una commissione bicamerale, che utilizza anche gli strumenti dell'attività giudiziaria, delle investigazioni, della magistratura. La Commissione Antimafia Regionale, a mio avviso, deve avere due compiti: analisi di ciò che succede e ciò che è successo, ma soprattutto di ciò che succede, e proposte che siano in grado di incidere sia nella vita amministrativa della nostra regione, sia nella vita legislativa della nostra regione. Cioè, abbiamo forse anche il bisogno di aggiornare la strumentazione di efficientamento e di contrasto alle penetrazioni delle organizzazioni mafiose, e aggiungo anche ai fenomeni corruttivi, che spesso sono, come dire, l'uno tiene l'altro. La stessa medaglia. E a proposito di fenomeni corruttivi, l'auspicio potrebbe essere, a proposito, ecco, di questo, sì, che intanto che a Roma si sbrighino a fare la Commissione Nazionale Antimafia, e potrebbe essere, diciamo, un auspicio per dire una collaborazione proficua con la Commissione Nazionale. Con l'organismo nazionale, regionale. No? Quindi questo è importante, cioè iniziare anche a scambiare informazioni, che è quello che è passato anche alla vecchia Commissione, che c'era poca comunicazione tra le due commissioni, diciamo, anche di collaborazione. E credo che in questo l'obiettivo anche nostro sarà quello, no? Questo, diciamo, c'è sintonia di intenti. Sì. Per... E questo sì, è ottimo. Se c'è una cosa che io sto verificando anche giorno dopo giorno, il problema non è solo, ed è giusto l'osservazione di Lavardera, di far interloquire le istituzioni come quella Commissione Antimafia Regionale, con la sperando che si faccia prima possibile quella nazionale. Ma io credo che sia anche, ci sia un'esigenza di far interloquire i vari pezzi delle istituzioni che operano in Sicilia, che gestiscono alcuni interventi straordinariamente necessari, uno per tutti, PNR, no, i beni confiscati, cioè lì secondo anche me lì passa o meno il successo dello Stato, dimostrare che ciò che togliamo ai mafiosi venga riutilizzato per fini sociali. Presidente, mi permetto, ma anche il PNR ha toccato un tasto dolentissimo, perché poi alla fine lo Stato imprenditore, quando sequestra i beni mafiosi, porta le aziende al macero. È una in grande... Allora, anche qui evitiamo di fare generalizzazioni, diciamo, generalizzazioni e anche stereotipi di una discussione. Allora,
buona parte delle imprese che vengono confiscate sono, sono imprese che drogano il sistema del mercato, che operano, mercato, che operano in un regime protetto perché o riciclano risorse, diciamo, o hanno il vantaggino o hanno la condizione di vantaggio rispetto ad altri imprenditori. È evidente che quel tipo di imprese è inevitabilmente andrà fuori mercato nel momento in cui dovrebbe rientrare su un piano di legalità, ma ci sono altre attività che vanno in qualche modo salvaguardate, innanzitutto pensando alle persone che ci lavorano. Ecco, io credo che questo è uno dei segmenti sui quali la Commissione Antimafia dovrà impegnarsi per far dialogare e decidere insieme le varie istituzioni. La Pardera, rispetto a quello che diceva il Presidente Cracoligi sul, come dire, controllare anche il fenomeno della corruzione, io non parlo ovviamente in questo momento di corruzione, però la cronaca delle ultime settimane ci ha raccontato di un'amministrazione regionale che naviga a vista anche nel caos. Facciamo l'esempio prima di tutto del non festival di Cannes, perché, come dire, saranno pure fondi vincolati alla promozione e tutto quello che è stato raccontato in questi mesi, però c'è qualcosa che stona in quel quadro. E poi la rissa all'interno della maggioranza, cioè hanno fatto tutto loro, litigano tra di loro. Il quadro non è... E poi la vicenda anche oggi degli interporti, poi chiederò anche al Presidente Cracoligi un commento su quello che sta succedendo a Catania proprio in queste ore. Ovviamente non c'è nessuna correlazione con... Chiaro, il quadro diciamo che non è poi così felice, perché abbiamo assistito in queste ore a un litigio interno che veramente sa di degno di una soap opera a tutti gli effetti, perché Fratelli d'Italia che parla attraverso le parole di Manlio Messina, che difende l'operato del suo uomo che è appunto scarpinato, Forza Italia che dice come si permette Manlio Messina a parlare male del governatore Schifani. Sullo sfondo chiaramente ci sono poi siciliani che non comprendono e guardano. Io prego comunque la regia di correggere. C'è un titolo sbagliato, non è Ismaele là, Ismaele la Pardera. La stessa cosa, non cambia niente. Il tema, il tema è... Presidente, siete famosissimi, quindi come dire. Non c'è bisogno dei titoli. No, ma il tema è veramente quello, cioè dare fiducia alla gente che veramente guarda quello che accade nella tua regione, il televisore, per dire, è l'ultima delle cose, comprato diciamo a 7.000 euro, cioè poi una entra nel merito e dice ma perché si sono dati questi soldi senza affidamento, senza appunto un gran bando pubblico a questa rete di... Sì, che poi di esclusivo e presente erano soltanto le fotografie della lussemburghese ben non nota e non identificata. Allora poi interviene Schifani e dice blocchiamo tutto. Allora il senso è la Commissione Antimafia, questo poi è sola, perché poi per esempio, la questione è roba della Commissione Antimafia, questa vicenda di Canno, no? Io credo che non dobbiamo fare l'errore di utilizzare, di politicizzare, diciamo. Ma io guarda, io sono molto prudente, perché penso che la Commissione Antimafia in Sicilia debba avere molto rigore se vuole essere efficace. Cioè, inseguire tutto vuol dire non inseguire nulla. Allora noi dobbiamo selezionare anche gli obiettivi da perseguire. Una cosa sono le attività connesse a delle inchieste, che vedremo come finiranno. Intanto mi pare che, adesso la dico con una battuta, il governo è alla Cannes del gas. Cioè, non si dovrebbe ridere. Mi pare, diciamo, che la Cannes del gas è abbastanza... Che poi in questa vicenda tutti spazzano la partecipazione, invece la Fede Radicale proprio non ci va. Consentitemi di dire che parliamo da settimana di questa vicenda molto complessa e molto delicata, che dimostra tanto malcostume, perché... Addirittura c'è in discussione la procedura dal punto di vista delle modalità con cui è stato fatto l'affidamento diretto. Però voglio ricordare che parliamo di una questione che riguarda 3,7 milioni di affidamento diretto, ma nelle stesse ore c'è una gara che fortunatamente è stata ad oggi sospesa, che riguardava 500 milioni di euro, non 3 milioni e mezzo. Qual è questa gara? Quella dell'affidamento della gestione dei tributi degli enti locali a 5 società che partecipavano in una gara in cui c'erano 5 lotti e ogni società ne poteva vincere soltanto uno. Non tanto la vicenda dei termovalorizzatori, appunto, non è uguale. Cioè, appunto, di appunto. Io cioè, penso, si fa la gara e tutto. Io penso che questa regione ha bisogno di... aprire i fari su tutta l'attività, che spesso è quella che non passa dal Parlamento, perché i siciliani devono saperlo. Gran parte delle attività amministrative sono attività o che vengono fatti con fondi extraregionali o che la regione opera per nome e per conto di altre istituzioni, come il caso della gestione dei tributi locali.
Non ci scordiamo che noi abbiamo portato al fallimento Riscossione Sicilia, che era la società pubblica gestita dalla Regione per la gestione dei tributi della Regione. Non si è mai voluta affidare a Riscossione Sicilia la gestione dei tributi degli enti locali. Alla fine si è fatta una gara per affidarla a privati. Mi chiedo tutto questo è avvenuto per caso? Io penso di no. In ogni caso è giusto che teniamo gli occhi aperti, perché stiamo parlando di risorse pubbliche, stiamo parlando di grandi interessi che si muovono, come dire, persino sopra la testa del Parlamento. Il Parlamento è una vecchia, può dire, degli ultimi legislature, è stata una... Ma certo, perché oggi, la gran parte delle risorse che gestisce la Regione sono fondi extraregionali o dello Stato, dell'Europa, e quindi hanno una gestione sostanzialmente di programmazione da parte persino della stessa Giunta, per cui la Giunta si limita a fare i macro obiettivi, poi tutta l'attività di gestione in capo ai singoli assessorati, quindi in capo alla struttura amministrativa e agli assessori, con tutto quello che ne consegue, cioè la mancanza di democrazia nel governo della cosa pubblica può determinare processi di scivolamento verso l'illecità. Ma allora, questa congerie può, diciamo, condizionare anche l'ingresso di appetiti mafiosi dentro. Ma guarda, paese, se no? C'è una cosa che abbiamo imparato da bambini, che la mafia non è che è un fatto di filosofia, non è che si occupa di filosofia, non è una religione. La mafia ha solo un interesse, che sono i soldi. Dove ci sono i soldi, ci sono sempre interessi, come dire, in cui l'organizzazione di Cosa Nostra prova a piegare ai propri interessi tutto quello che ha davanti, compreso la politica e le istituzioni. Sto seguendo, com'è? Cercando di seguire un po' che sta succedendo, ci dai la diretta, cosa sta succedendo? Qualche notizia che insomma in questo momento continuano a ripetere, che ecco, infatti era in cura, ha fatto circa sei ingressi. Sì, diciamo, il quadro clinico di Matteo Messadenaro è quello di un uomo allo stremo delle forze, due interventi chirurgici, delle metastasi, un cancro, diciamo, per privacy non diciamo dove è questa malattia, ma insomma l'hanno scritto tutto, perché noi, a differenza dei mafiosi, rispettiamo, come dire, le regole dell'ingaggio. Fa riflettere l'intervista rilasciata a Giletti di un pentito, che proprio parlava un mese e mezzo circa fa, aveva detto un regalino male, per il governo stava male, lui dice proprio esattamente, dice sta male, ha un problema di salute e potrebbe entro consegnarsi due mesi. Potrebbe consegnarsi entro due mesi, e sono passati due mesi e dieci giorni. No, non l'ha mai detto entro due mesi, ha detto potrebbe consegnarsi. Beh, vedo tutti quanti oggi ce lo siamo rivisto. Sì, però anche qui io sono in, come dire... Sì, ma questa è la premessa, è stata, non facciamo dietrologia. Appunto, per dietrologia. Io, oggi la cosa importante è che Matteo Messina è stato catturato, punto. Da domani affrontiamo cosa vuol dire la mafia senza Matteo Messina Denaro. Ma che oggi c'è un successo che dobbiamo tutti celebrare come tale. Anche perché, Presidente, Matteo Messina Denaro è stato arrestato e consegnato alle patrie galere, ma tutti i suoi faccendieri, i suoi imprenditori sono tutti lì ancora a fare denari. Appunto, quindi da domani dobbiamo occuparci del resto, piuttosto che discutere sul perché si sia consegnato, qualcuno dice, è stato consegnato dai suoi amici, qualche altro dice. Insomma, le ragioni, però ogni volta che si arresta qualcuno si discute del perché è stato arrestato. Certo, è naturale che se uno viene arrestato dopo 30 anni qualche dubbio, cioè, sul fatto che per 30 anni però oggi c'è un arresto. Però diciamo, fa anche un po' dire, riflettere il fatto che per un anno e mezzo questo signore andava tranquillamente in clinica a farsi curare. Ma guardi, io a 200 metri dalla le voglio ricordare a 200 metri dalla sede della DIA. Le voglio ricordare, cioè, che Totò Riina, che non c'entra, chiariamo, la DIA, certo, non ha nulla a che Totò Riina, cioè, è diventato papà facendo partorire la sua moglie in una clinica di Palermo. Abbiamo meno, quindi nulla di nuovo sotto il fronte, cioè, voglio dire che questi mafiosi hanno operato diciamo sostanzialmente senza che ci fosse un'attività di grande efficacia in termini di impedirne i movimenti,
è abbastanza evidente. È anche vero che... è vero che in tutti questi anni ci sono state anche voci delle istituzioni che hanno raccontato di depistaggi e di tentativi di ostacolare la cattura del boss. Scopriremo, è successo per Lina, per Provenzano. Scopriremo fra qualche tempo, come dire, molte cose che oggi non sappiamo. Certo. Però io voglio ribadire, oggi noi siamo qui a commentare l'arresto di Matteo Messina Denaro. Io il termine che ho usato è dietrologia. Ritengo che comunque, al di là del come, se e come sarà avvenuto, per motivi più o meno oscuri, il dato è che da oggi Matteo Messina Denaro è in galera e da domani ci obbliga tutti noi, la politica per prima, a pensare alla nuova organizzazione mafiosa. Perché, come dice lo stesso procuratore De Lucia, Matteo Messina Denaro è l'ultimo, diciamo, citato nelle sentenze, è l'ultimo dei grandi boss che ha operato nell'epoca stragista di Cosa Nostra, che viene beccato, che viene preso e buttato in galera. E credo che butteranno anche le chiavi. E dopodiché è evidente che Cosa Nostra c'è però ancora. Però quella stagione si chiude e noi non sappiamo chi sono i mandanti delle stragi ancora. Ripeto, è evidente che siamo... Io non la voglio provocare. Stiamo confrontando perché Il mio obiettivo, il suo obiettivo, credo sia quello. Scusami, penso che oggi è possibile saperlo, a differenza di ieri che era difficile saperlo se Matteo Messina Denaro rimaneva ancora libero. Con Matteo Messina Denaro in galera, è possibile, arrivare a delle verità che ad oggi non conosciamo. E quindi dobbiamo augurarci che la gestione carceraria di Matteo Messina Denaro, assieme a quella dei Graviano, assieme a tanti altri personaggi... Ora però io devo toccare un tasto dolente, sono i grandi... nel gasto lo stativo. Perché in quella famosa intervista il collaboratore di giustizia faceva un giochino, una sorta di però di non mi pare che sia così. Anche il Premier Meloni ha detto che proprio non se ne parla. Ma non solo, non mi pare che non solo il governo ha smentito e ha dichiarato in maniera chiara che per chi è sottoposto all'ergastolo provenendo da reati di mafia non c'è nessuna possibilità di utilizzare i benefici carcerari per avere sconti di pena, per uscire in forme anche premiali. Quindi l'ipotesi che faceva su quell'intervista, che si fondava su uno scambio di informazioni, mi pare che ad oggi, tranne che non ci siano attività riservate di cui non sono a conoscenza, che ad oggi non è oggetto, cioè, come dire, manca l'oggetto della mediazione, della trattativa di cui si parlava lì. Perché il carcere ostativo rimane appunto carcere ostativo. Perfetto. Una battuta per concludere, Ismaele. Io onestamente vorrei continuare, il tema è affascinante, è, diciamo, oggi una giornata, come ci ha spiegato correttamente il Presidente Carolici, di festa. Cos'è la mafia nel 2023 dopo Matteo Messina Denaro? Ma noi dobbiamo cercare di fare il possibile perché in certi ambienti purtroppo ancora oggi e noi come politica dobbiamo metterci in discussione, dobbiamo in qualche modo iniziare a fare un mea culpa, perché ricordiamoci che l'esperienza mia personale fino a 5 anni fa, candidandomi a sindaco di Palermo, ancora ho incontrato un boss della mafia che mi ha guardato in faccia e mi ha detto ti do 30 euro a voto, quindi che cosa significa questo? Cioè ti chiede, voleva esatto, che... Esatto, cosa significa questo? Che ancora con la cattura di Matteo Messina Denaro non possiamo fare l'errore di credere che la mafia non esista più, anzi abbiamo tolto un capo, ma purtroppo le ramificazioni ci sono ancora, esistono ancora, cioè in certi quartieri ancora il welfare lo fa la mafia, non lo fa lo Stato, e quindi dobbiamo iniziare a chiederci davvero che lo Stato deve esserci presente, non deve dare dubbi anche soggetti che ancora oggi, diciamo, si muovono in certi meccanismi e che effettivamente possono essere rappresentati anche di certi partiti che sono come fuori di dubbio, quindi dobbiamo stare attenti a quello. A questo proposito voglio prendere in prestito una delle affermazioni che ha fatto il procuratore De Lucia qualche settimana fa, dove ci ha ricordato che, a differenza della, come dire, storiografia del rapporto mafia-politica, in cui la mafia cerca di condizionare la politica, di avere dei politici al proprio servizio per asservirli ed averne i maggiori benefici possibili, negli ultimi tempi assistiamo anche a episodi per certi versi inediti e inquietanti. Sono i politici, o almeno presunti tali, che candidandosi vanno a cercare i boss mafiosi nei quartieri per chiedere loro un consenso. Cioè,
Lui ha raccontato che il mafioso gli chiedeva 30 euro al voto. A queste comunali è successo il contrario. In queste comunali e anche alle regionali ci sono stati episodi di persone che hanno chiesto ai mafiosi di sostenerli, forse anche dandogli in cambio loro. Come se la gente forse, si fosse dimenticato. Forse dando loro dei soldi. Cioè, quindi siamo in presenza anche di un mutamento delle condizioni, però voglio dire... Ma si è abbassata l'asticella da tutti nella società? No, io sono convinto che questi episodi oggi si evidenziano proprio perché l'asticella, essendo più alta, vengono fuori con più clamore questi episodi. Cioè, paradossalmente, mentre prima era un'abitudine, oggi fenomeni come questi di persone che vanno a chiedere i voti ai mafiosi vengono facilmente più individuati rispetto al passato. Quindi anche questa è una bella notizia, quindi, una buona notizia. Io penso che anche questi personaggi che pensano che la politica sia uno scambio di tutto e tutti, devono sapere che oggi più di ieri tutte queste operazioni sono facilmente individuabili. C'è sempre qualcuno che parla, c'è sempre qualcuno che racconta e c'è sempre qualcuno che li arresta. Allora, io diciamo, devo dire che sono molto soddisfatto di questa puntata, anche se molto breve, perché ho notato una bella sintonia tra il presidente Cracolici e il vicepresidente Lavardera, e questo è, credo che sia il miglior auspicio per i lavori che dovrà affrontare la Commissione Antimafia regionale in questa legislatura. Io vi ringrazio veramente perché avete sottratto parecchio tempo per essere presenti qui con noi, e soprattutto non vi ho fatto assistere ai primi 25 minuti della importantissima conferenza stampa che si sta tenendo proprio in questi minuti a Palermo al Comando Regionale dei Carabinieri per commentare la cattura di Matteo Messia Denaro. Grazie Presidente Cracolici, grazie a voi. Grazie Vicepresidente Lavardera, grazie e alla prossima puntata di Talk Sicilia. Buona serata.